Mentre le indagini proseguono a ritmo serrato, Radio 1 trasmette le parole di una persona che sostiene di essere stata testimone oculare. Io ero lì, ha spiegato ai microfoni del GR1 l'anonimo intervistato. Ho visto puntare la pistola e sparare. Colpo non è proprio che sbaglio, poi si è alzato, mirato e poi ha sparato. Io ero lì. Intanto, mentre la notizia rimbalza anche a livello internazionale, la città si scopre attonita e divisa. Sarà una legittima difesa, così, ha capito? Ma lei abita a Voghera? Abito qua. Che situazione c'è qua? Che situazione c'è qua la sera? Ah, io la sera non esco. Se non era un politico, non andava neanche in televisione, perché non è la prima volta che ammazzano un Voghera. Questa persona che è stata assassinata è una persona che aveva comunque dei precedenti, molti precedenti. Che cosa si faceva in giro? Questo è il discorso, cosa si faceva in giro? Gli immigrati che hanno più fastidio sono quelli che cercano la carità, che è poco fiori, è calore, che niente di particolare per me. È vero o no, Angelo? Certo. No, a Voghera di tensioni mi ne ho mai sentito fino adesso. Non so il popolo della notte, però. Ecco, ecco, non lo so. Credo che sia un fatto gravissimo che una persona delle istituzioni locali giri con una pistola e la usi. Poi se si vuole fare un discorso più ampio sul fatto che questa persona pare che sia stata espulsa e girasse ancora in questa città, si può fare, è un discorso. Differente però è la soluzione a questa cosa, non penso che ammazzare una persona sia la soluzione. Trovo che la mia città, a cui io voglio molto bene, abbia preso una strada brutta, sbagliata. Questo degrado che per me è morale, etico, io nella mia città non l'avrei mai voluto vedere. Lo conoscevo questo signore che passava avanti e indietro, ma non c'è né nero né bianco né rosso né verde, siamo tutti uguali, però logicamente ti devi comportare bene. Per fortuna qua da noi dei bambini non è mai venuto, lo vedevo passare così che andava, so che girava nudo per Voghera, si faceva insomma, si masturbava davanti alla gente. Quell'assessore qui è una gran brava persona, lui voleva risolvere qualcosa, infatti girava per Voghera e cercava di vedere un po' com'era la situazione. E poi purtroppo è successo. È successo proprio una persona che non doveva succedere. Lei ha portato i fiori, signora? Sì, sono dispiaciuta per le due famiglie, la famiglia del poliziotto sarà distrutta la famiglia dell'immigrato sarà abituata a tutte queste malvagità su di loro. Ecco, ieri c'erano già persone che dicevano hanno fatto bene. È una cosa che davvero distrugge il cuore. Ecco.